Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del Triforce Plus, un nuovo video creato e pensato da noi stessi, io e Gulmo. Ciao! Ciao! Non ci abituate, raggiù. È un intro un po' diversa ragazzi dal solito, adesso torniamo alla normalità, Gulmo. Sì, Paschi, siamo su Europa. Qua su Europe. Però come di consuelo dobbiamo fare la spammata... Bellissima. No, la spammata classica che lascio fare a te. Vediamo se è meglio di me. Non penso, ragazzi, però. vi ricordo di iscrivervi al ragazzi, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, seguiteci anche su tutti quanti i social, Instagram, eccetera. Se non siete ancora iscritti a questo gioco e volete farlo, il link è qui sotto in descrizione. Date una mano a noi per portare altri contenuti sempre migliori su questo gioco di me. Poi? Va bene? Instagram. Ah, ce l'ha detto, raga. Scrivete alcuni commenti se Gulmo l'ha detto. Non chiedo assai, Paschi. 250 like per il prossimo episodio di Europe. Comunque... Che adesso c'è un po' di concorrenza con Ruby, quindi sì, i like servono. Servono per capire qual è quello che vi attizza di più. Comunque, Gulmo, non dobbiamo mai cambiare più intro, che io faccio l'intro e tu fai... Siamo grandi per 20 minuti di tempo. Cioè, è una tragedia, ragazzi. Comunque, allora, siamo qui, su Europa, non a caso. Paschi, là in lontananza, perché non deve perdere di vista qualcosa. Perché andremo a spendere quasi tutti i nostri soldi per quanto riguarda Gulmo e tutti i miei soldi per quanto riguarda te. Esatto. Cioè, e quindi ragazzi abbiamo adocchiato due prodotti abbastanza interessanti, esatto, che andremo ad acquistare. Gulmo, tu in realtà abbiamo adocchiato due cose, Paschi, una per me e una per te. Una per te erano questi pugnali foglia nera 37 medi, mostro perforazione più 4 a 4 ore. Ci stavano. Sono stati attizzati addocchiati da Paschi, però nel mentre tentato. Ho addocchiato anche altro che ovviamente Paschi. Invece quegli altri con la proiezione... Chakram proiettati. Le corazze invece. Però Paschi, io avevo addocchiato, non so adesso se è buona, per un solo motivo, perché non è pietrata, la corazza del 34. Come sapete bene, raga, io la possiedo già, vestito dell'amore più 9 con 15 fuoco, senza HP, merda, senza pietre. Però è proprio per questo, raga, che ho visto questa corazza. Vestito del Ciro più 9, 50 valore, 2000 HP, 10 fuoco, ho palpitato. È tanta roba. L'unica cosa, Pascal, ti ripeto, è che non è pietra. Che secondo me ti fa storcere il naso. Mi fa storcere un sacco. Però le pietre vanno messe, diciamo. Le pietre dovranno essere messe. Magari, io ti direi, Gulmo, in questo video faccio un po' più soft. Poi magari ci andiamo a fare un po' di movimento. Faccio un giro per i negozietti, siccome ti mancano, cioè ti restano dei soldi, di comprare delle pietre da ficcare su, perché alla fine per le corazze non costano manco assai, a parte la fretta. Una fretta e un'evasione secondo me sarebbero carine da mettere. Sì. Però il pezzo che ha addocchiato è questo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ho fatto una cazzata perché lo andavo a prendere. Però come si dice, Gulmo? Si dice? Notizia, no? C'è un altro detto. E sai che sono magnatici? No, che tu non saccio cosa si dice, però quando acquisti una cosa che ti piace, non è mai a vacanza. Non è mai perso. Se ti piace, pure se ci spendi il triplo di quanto vale, per dirti. Non detto che non ricordo. Non ricordo nemmeno io, ho capito che dici. Quindi Paschi, io acquisto il vestito del cibo. Vai. Puffete. Oh, che pure frisca, tra l'altro. Mamma, ci vende subito. Ovviamente, raga, andremo a vendere questo pezzo mio, che purtroppo non varrà molto, e i pezzi miei, quello che Paschi deve vendere, raga, perché Paschi va a comprare un pezzo che è, secondo me, il migliore che abbiamo di tutti, dopo l'acquisto. È il migliore acquisto, perché Paschi, che cos'è? Ce lo fai vedere proprio in diretta, vengo da te. Vengo in diretta da te e ce lo fai vedere, Paschi. Sono questi qua, ragazzi. E i pugnali fai... Che Paschi ha comprato, ragazzi, ma secondo me sono alto livello. Voi ci avete chiesto un video un po' del bazar con i prezzi, le cose che andiamo a comprare, spendiamo i soldi. Ecco, questo è come li spendiamo. Paschi ha comprato questi, ragazzi. Purtroppo sono rossi, ma pugnale foglia nera 36 medi, 6 destrezza e anche 10 esoterici. Gli animali fanno un po' schifo, ma 10 esoterici al nostro livello. Corpo mortale antimostro più 4. Belli, mi piacciono assai, Gulmo. Molto, molto belli. Penso che 5 won ci sta come prezzo. 5 won il prezzo. Mi piace il fatto della destrezza, come diciamo la forza sul gore, la destrezza sul ninja. Beh, è la cosa migliore. E anche se, voglio dire, non è nemmeno troppo bassa. Se è a metà. Penso che farò i buchi a terra con questi. Il problema principale, Paschi, che diciamo avevano rispetto agli altri erano 37 medi con un solo medi più, ma secondo me quel 6 destrezza la para. E poi c'aveva qua c'era corpo mortale nella perforazione.
ha un buon in più ovviamente di prezzo, che sicuramente sono meglio secondo me. Quindi Paschi, abbiamo fatto due, secondo me, ottimi acquisti. A me, ti ripeto, non avendo le pietre, caspita, mi fa storcere il naso, cioè, però... fino a 75, voglio che mi... Sì, pure a me alla fine lo terrò fino alla fine, anche perché in Govo 2, 10 fuoco, 2000 HP, 50 valore. È alto livello. E Paschi, ti dirò, io ho comunque un altro 1.5 da spendere. Se trovo le pietre, magari a catta mi prendo, ma se trovo un altro pezzo, tipo degli orecchini, una collana, un KK.5, ma un 1.5, scusami, quasi. Provare a mettere le pietre, Gulmo, comunque almeno la fritta magari provarla. Il mio problema è che si fallisce, Lo so, se fallisce poi prima o poi le toglierai con le vascheggie, ma... cerchiamo un po' comunque, vediamo un po' che troviamo nei negozietti di utili. Appena perveniamo con qualcosa di bello, raga, vi facciamo sapere. Allora ragazzi, il prezzo migliore per ora è 6.5 la fritta più 4 per ora, 6.5 KK, che ci posso anche spendere, non è un problema, i soldi ce li abbiamo. Pasqua, alla fine probabilmente se trovo qualche altro pezzo, beh, comunque puoi comprare sul one o qualcosina, comunque ci esce secondo me. Campana di più 9 Pasqua, 34 medi mob più 4 5 one, che sarebbe bello, 40 medi 20 di oro, come dai, è andato male. Non so Paschi, tra l'altro, se ci abbiamo un po' di roba, di soldi sul negozio, però compro la fretta più 4, Paschi, presa. Proviamo a inserirla su questo vestito del cielo più 9. Non c'entra di meno, Mi hanno già un attimo demoralizzato. Ma nel caso in cui non va, cioè, anche se c'è, sicuramente va. Che fai? Dove provare di mettere una fritta o una seconda? Ci riprovo, Paschi, vado. Tanto va. Sì! E va! La fretta più 4! Si non fa niente. Porca troia, quel come curvo! Non serve a niente, però, la fretta. Ciao Paschi, vedi come ci ha preso questo server di merda. Io sono stato contento, non dico a livello Zodiaco più 8, là l'esplosione è stata per una molto più 4, ampia. Però una fretta più 4 di merda messa, Paschi, ammetta, andarò, ma può valere anche 5 volte. Già aumentato il valore, diciamo, della... Adesso cerchiamo l'evasione, Paschi, ci provo, madonna mia, non va. Sono comunque contento così, però. Però voglio ricordare al signor Medica che mi ha fatto comunque fallisce la fretta e la vitalità più 4, Vabbè, perché aveva in serbo per te cose più importanti. Evasione più 4 a 15, no. Evasione più 4 almeno a 5, la giocata non di più, se la troviamo. Altro, leggo anche i libri. Sì. Giocavo troppo. Cura meno 9 a G. Cioè io non so se c'è il meno 9 a G. Al 41. Lancio di lampi, meno 5 e M9. Giornata positiva fino adesso. M5. Comunque Paschi, arrivati diciamo quasi a metà video probabilmente, andiamo anche a leggere le vostre post, che non ci siamo dimenticati assolutamente. Sono solamente due, però non per questo hanno meno importanza rispetto alle altre. Esatto. Per voi, da parte di Darkomeda, Darkomeda, che ci invia un bel cura, che tra l'altro mi serviva, che ne avevo pochi di cura. E ancora per voi, sempre da parte di Darkomeda, che invia anche un lancio di lampi. Direi 1-1, che Darkomeda, perdonami, li ho già letti, però... sono andati bene entrambi, quindi non ci lamentiamo. Però li andrò a leggere, ovviamente, sia personalmente con le cose personali che nel prossimo video. Io pascaccio una difesa più 4 scroccata. Penso sia comunque sempre meglio mettere l'evasione. Penso che un giorno così non ritorni mai più. Paschi, io per il momento evasioni non ne ho trovate. Altri pezzi per spendere soldi non ne vedo. Mica fare una corona lacrime più 8 a 70, no? Sai che mettere l'antimagia più 4? Perché lo sciamano curo usa solo magia. E l'antimagia va ad aumentare il danno che fai con le skill magiche. Teoricamente che si fa? Infatti tu l'hai tolta perché non hai attacchi magici, ti ricordi sulla coppa al corpo. Quindi è inutile. Paschi, io quasi. Ma l'antimagia sfiziosa ce la mettessi. Cioè, è fatta solo per i... per i suoi armi, magari, cazzo. Io provo a mettere quella, Paschi, sono molto curioso di provarla. Poi si fa schifo, non a me. Andiamo da Paschi, raga, a prelevare. L'antimagia che di solo si trova in terra, Però, mica me la posso mettere, mica a trovare. Paschi, io la compro. Paschi, io ci provo. A questo punto... se va. Se non va, non cade niente. Se va. Se va, prima che si cani. Abbiamo acquistato anche la pietra dell'antimagia più 4, direi molto particolare come scelta. Sì, molto. Però particolare, me l'aspettavo. Sarebbe divertente vederla all'opera. Questa pietra che non è... cioè tipo il Lican, nessuno si cala. Brava, è tipo l'antilican. Volevo salutare Culmo. Sì, è vero, il nostro amico Maxi I3. Ci siamo conosciuti casualmente perché ci ho scroccato 500 Yang per il magazzino sul server Ruby. Io è difficile scrocco roba, però mi serviva. 500 Yang, sono un cazzo.
Comunque è il modo con un altro si PG e abbiamo, diciamo, fatto, abbiamo chattato un po' e poi alla fine io ho detto contatto sul mio primo PG, il signor Pasqui. E lui ha detto vabbè, signor Pasqui, figa. E comunque lo salutiamo. Ciao Max. E grazie mille dei 500 young. Però Pasqui, io a sto punto ci provassi. Vai. Vediamo un po' come va questa via dell'antimagia. Oh! No, vabbè. Sai che lo sapevo che ti andava. Sai che volevo spostare, sicuro che andava al 100%. Cadro, perché fa schifo. No, perché mo ti vale 10 uomini l'abito. Brutta però da vedere. L'antimagia, perché è bianco, a me piace proprio assai. Mi piace, fretta antimagia. È da PvP. Da PvP. Da PvP. Da sì, da PvP. Veramente. No, però io comunque uso molto le skill, Pasqua, avendo la ripetizione sul ventaglio. Io, Pasqua, sono molto contento del video fino adesso. Bozzittosa. Però... o sparando né mai volando, io direi di fare così. E poi per il detto che non ricordiamo di prima, vale anche. Vale anche adesso, esatto. Pasqui, Bulbo, sono Bulbo. Molto contento, penso si vede dalla mia espressione, perché... Vedi la tua espressione? Il mio problema era che non era pietrato. Adesso che lo è... Vedi, non è più problema. Non ho più problemi, sono molto contento. E non hai detto, cazzo, hai già cattato il labito, hai scheggiato, potevo sparare. Non ci ho pensato proprio. Non ci ho pensato proprio. Cioè, il mio unico pensiero è che prendevo l'abito vita più 4 oggi. Io ti direi di andare in valle, siccome abbiamo bisogno dei libri maledizione per le missioni del biologo. Cerca San Maru. Andiamo un po' in valle, siccome c'ho anche 10 esoterici. Proviamo quello là. Sui pugnali, andiamo in valle, figa. Spero che questa di magia non sia stata messa a cazzo, Pasqua, però mi piace. Oh, prossima tappa, Pasqui, oltre a fare per me collano, orecchine, scarpe, per te bracciale, scudo, scarpe, culane, tutto il resto shoppati. Abbiamo deciso, Pasqui, di spenderli così alla fine, perché comunque ci mancavano ancora pezzi shoppati, oltre le armi sì, e le corazze. Forse le però... armi non erano indispensabili, nemmeno la corazza. Nemmeno però... la corazza mia, però vedendo, esatto, vedendo i bonus soprattutto, che ok avere tutto shoppato di merda, è bene sì, però... avere tutto shoppato anche bene, comunque un pezzo fatto bene anche, è un po' di differenza. Boom, boom, ragazzi, mamma mia. Io ho ancora il problema di non shottarli, nonostante quel 50 per gli attacchi in più, che comunque mi aiuta, eh. Quindi raga, abbiamo speso quei bei soldi che avete visto spendere, ci avete visto spendere, però in compensa abbiamo questi tre pezzi ancora da vendere. Cioè, avendo sostituito appunto dei pezzi che se avessimo comprato Metin, se avessimo comprato bracciale, Pasqui, collane, orecchini, eccetera, non avremmo potuto vendere altri. Invece in questo caso un cashback minimo, cioè abbiamo speso 5 e 3 buone e mezzo, ma un po' di soldi indietro ci tornano attraverso la vendita delle indulgenze. Però Pasqui, devo dirti la verità, dopo questo acquisto sono veramente parecchio contento di Europa, sì, di come un pezzo diventa. Importante. Mancano 9 libri a G, Pasqui, e mi sembra di avere anche da parte qualche lettura concentrata. Ce l'abbiamo apposta, sì. Sì, assolutamente. Diciamo che sarebbe bene leggere i libri con le letture concentrate quando il libro vale tanto, tipo come ha fatto Pasqui, purtroppo fallendo. Pasqui, la prima volta, cioè, la tua esperienza com'è andata, dai, ai ragazzi? Ma la prima volta che sul server in generale, diciamo sul server Ruby, ho letto la Aura della Spada, uno dei pochi libri che ho droppato. La speranza che gli andava bene andasse con la lettura concentrata, ma è fallito lo stesso. Mi è successo, questa è la prima volta che mi succede con la lettura concentrata. È strano, libro... strano e brutto. Sì, perché diciamo che tu hai fatto questa scelta. Siccome sul server, bene o male, Aura è comunque raro da droppare e comunque costa un uovo di soldi. Quindi lo leggo solo se lo per le possibilità che hai. I letture concentrati li riesci comunque a ottenere tramite le missioni settimanali. Hai detto, cazzo, ogni volta che leggo Aura, se ho l'occasione, uso la lettura. A parte, diciamo, nelle missioni, diciamo, settimanali, anche nel drop dalle menti ci sono le letture concentrate, quindi è ancora più facile, esatto, averne, esatto, magari qualcuno in più. Per farvi capire la quantità di letture concentrate e le aure. Nonostante questo, è fallito comunque, cioè io non lo so come si fa, fallisce Aura o qualsiasi libro, ma sicuramente perché era Aura, con l'elettro concentrato. È inconcepibile come idea. Però Pasquale, posso smobba pure io, ti rendi conto? Vabbè, raga, ti metto shoppato, anche grazie ai ragazzi che molta roba che hanno finanziato loro.
Però il comprare Vasco comunque spetta a noi, voglio dire, ok, i KK, i Wonder, roba, comunque la roba ci abbiamo venuto noi al prezzo nostro e abbiamo comprato noi, però per dirti comunque abbiamo cercato di spendere in maniera più opportuna possibile, che secondo me, come ho detto già più volte, o per autoconvincerci, non lo so, l'acquisto che abbiamo fatto, sia che tu Vasco, secondo me ci svolterà e non poco. Mi piace molto. Ma diciamo che il prezzo ci sta tutto, Pasqua, secondo me. Quello che so, se riterrai veramente fino a fare dei chakram almeno 30 metri, capito, più 9, quindi almeno il prezzo sicuramente ne valsa la pena. Con 12 destrizzi. Direi, Paschi, abbiamo fatto un'ottima droppata oggi. Sì. Veramente un bel episodio. Per me è un bel episodio. Mani basse, secondo me è un bel episodio. Abbiamo fatto vedere un po' come cerchiamo le cose dai negozi, come cerchiamo di spendere al meglio possibile e quanto stiamo spendendo, bene o male, per i pezzi dell'Ego. Poi abbiamo preso, facendo un capitolo veloce, un ricapitolo. Questo vestito del cielo, 50 valore, 2000 HP, 10 fuoco. Riuscito a pietrare più 4 fretta e antimagia a 3 buone e mezzo. Paschi ha preso dei foglia nera ultra, secondo me veramente spettacolare, 36 metri, 6 destrezza, soprattutto con gli esoterici, visto qua e poi dalle rane, la scuola che la svoltano, a colpo mortale antimostro più 4 a 5 one. Direi che siamo molto soddisfatti noi degli acquisti e del video, purtroppo nessuno di prima edizione, però ragazzi, possiamo dire che per questo video può essere anche tutto. Noi della Triforce vi salutiamo e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ma che conclusione. Aspetta, devo fare una cosa, ragazzi, tu lo metti quando vuoi. E 23. E questo lo registriamo, giusto per farlo sapere a voi, esatto. E al signor Metin, che continua a non pagarci. Mamma mia, che cazzo. Una cosa.